Buonasera a tutti. Benvenuti in questa incursione dove parleremo dell'affare Bremer, che si è della, diciamo, telenovela Bremer, che si è conclusa con un passaggio del calciatore brasiliano alla vecchia signora. Mettiamo appunto le cose. Parliamo della clausola che aveva Bremer, la famosa clausola di 15 milioni. Questa clausola non partiva da gennaio, ma partiva da giugno. Infatti, questo diciamo, spiega il rinnovo che ha avuto col calciatore, con la società, perché infatti sarebbe stato, diciamo, Cairo non avrebbe di sicuro accettato una clausola di 15 milioni a gennaio, perché le società tipo l'Inter, per esempio l'Inter e la Juve, che erano, diciamo, le più gettonate per la corsa Bremer, avrebbero lasciato Bremer fino a gennaio al Torino, per poi prenderlo a gennaio a 15 milioni, che per Bremer sono un po' pochi. Infatti, la cifra per la quale è stato venduto Bremer, ovvero 50 milioni compresi 41 più 9 compresi bonus, ovvero 50 milioni, è il valore giusto per un calciatore che comunque sì che non ha esperienza in nazionale e non ha esperienza in Champions League, ma comunque e quindi il suo valore, non avendo quel certo tipo di esperienza, si è abbassato, perché sennò il suo valore sarebbe stato molto più alto. Però comunque è stato premiato come miglior difensore della Serie A, e quindi questo valore io penso che sia giusto. Poi, stavamo dicendo, quindi questa clausola non valeva da gennaio, ma da giugno. Nella trattativa si può dire un'Inter beffata. Non beffata, ma più che altro, se si può dire, beffata dalla cessione di De Ligt. Nel senso che la Juve, se non avesse ceduto De Ligt al Bayern Monaco entro questi giorni, probabilmente non sarebbe andata tutto su Bremer. Perché prima che la Juve cedesse De Ligt, eravamo vicini alla chiusura con il Torino per Bremer. Poi è successo che cosa è successo? De Ligt in poche ore è passato al Bayern Monaco per la bellezza di, ho letto poco fa, 67 milioni più bonus. Quindi tutto questo ha messo in difficoltà, se si può dire, l'Inter, perché metteva la Juve, di sicuro, si sapeva già, metteva la Juve in corsa anche lei per Bremer. Ed era un bel problema, perché poteva spendere di sicuro molti più soldi rispetto all'Inter, che, come sappiamo, c'ha i vari problemi finanziari e via dicendo. Quindi la trattativa era così: l'Inter era vicino a un'intesa col Torino, si era vicino a un'intesa con 30 milioni più bonus e più il prestito di Casadei prima della cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Era previsto per un altro incontro con Vagnati per definire il tutto, però era praticamente quasi fatta. Poi cosa è successo? È successa questa famosa cessione. E allora la Juve, ovviamente, è stata ovviamente a osservare cosa stava succedendo. E il Torino ha, ovviamente, non ha accettato i 30 milioni e ha chiesto qualcosa di più. C'è stato un incontro ieri sera a cena con Zhang, con la dirigenza dell'Inter, tra il Torino e la dirigenza dell'Inter, e l'Inter non ha voluto alzare il prezzo, cioè alzare il suo budget iniziale, ovvero quello di 30 milioni più bonus e più Casadei. Quindi siamo andati nella nottata con un Bremer che sembrava vicino all'Inter, ma che piano piano si stava allontanando. Perché il giorno dopo, ovvero oggi, è arrivata l'offerta della Juve. Ovviamente il Torino prima non ha accettato l'offerta dell'Inter, quella di 30 milioni,
La Juve ha offerto all'inizio 40 milioni più 5 di bonus. L'Inter ha rilanciato con 35 milioni più bonus e più il cartellino di Casadei. Offerta che se l'Inter avesse fatto ieri, probabilmente il Toro avrebbe accettato, perché erano queste le condizioni che il Torino chiedeva per Bremer, solo che l'Inter non si sentiva di, diciamo, di rilanciare, perché comunque se si può dire, al sicuro di chiudere, però non era così, perché come si è visto la Juve ha rilanciato molto di più. Si sapeva perché comunque con la cessione di Bremer i soldi sono arrivati ed erano un bel po', e quindi la Juve ha offerto più soldi. Quindi l'Inter ha rilanciato 35 milioni più bonus e più Casadei. La Juve ha rilanciato con 41 milioni più 9 di bonus. Questa è stata l'offerta finale, l'offerta che ha fatto, se si può dire, mettere d'accordo tutti, perché Cairo ha deciso di accettare l'offerta dei bianconeri, e quindi Bremer era vicinissimo alla Juve. Bastava solo rimare gli ultimi dettagli col giocatore, dettagli che sono stati limati con un contratto di 5 anni, e che alla fine è andato tutto in porto. Quindi Bremer sarà un giocatore della Juve. A mio modo di vedere, è un grande colpo per la Juve, perché si assicura per la difesa un colpo davvero, un difensore davvero, davvero forte. Perché per essere il post Bremer, per essere, scusate, per essere il post De Ligt è davvero, davvero tanta roba. Perché comunque ti assicuri comunque un giocatore che comunque è ancora giovane. E poi che c'ha anche tantissimi altri margini di crescita per fare il salto di qualità. Perfetto. Quindi, poi, ora parliamo anche di Buzardò, che non era un agente di Bremer, ma bensì una sorta di, se si può dire, intermediario della trattativa. Quindi, non ha di così tanto. Al Torino gli andranno, quindi, compresi i bonus e tutto, gli andranno 50 milioni. Ora, l'ho detta così, in caso tutti i bonus si dovessero realizzare, al Torino andrebbero 50 milioni. 50 milioni che il Torino può spendere, ovviamente, come, diciamo, per fare un mercato, se si può dire, dignitoso. Però comunque non stiamo a parlare del mercato del Torino. E quindi così, perfetto. Allora, questa incursione è finita. Spero di avervi chiarito tutte le. Ah no, aspettate un attimo. Ti ho ricordato ora una cosa da dirvi: che Bremer, lui, la sua prima scelta era quella di andare all'Inter. Infatti, perché a gennaio c'era già stata una sorta di incontro tra le parti, dove ha fatto una promessa, una rotta per andare per approdare in nerazzurro. Quindi quindi il Bremer avrebbe preferito andare all'Inter, non alla Juve. Infatti, cosa ha fatto Bremer? Bremer non ha posto, come ha fatto per esempio Vlahovic con la Fiorentina, muro per andare alla Juve, ma ha fatto decidere alla società a chi dare. Cioè, lui Bremer gli ha detto alla società: per me vanno bene tutti e due, decidete voi. Quindi diciamo che non è stata una forzatura proprio, che lui voleva andare alla Juve. Lui, diciamo, è andato alla Juve perché era l'unica squadra che poteva permettersi Bremer, perché l'Inter con quei soldi sinceramente era difficile permettersi Bremer spendendo quella cifra, e infatti se l'è presa la Juve.
Quindi ragazzi, spero che io abbia chiarito, spero io di avervi chiarito tutti i vostri dubbi sulla questione Bremer. Questa incursione è finita. Ci rivediamo alla prossima serata. Ciao a tutti. Thank you.